dottoressa, perché piange? No, ah no, la vedo. Ah, rideva, ho capito, l'ho visto molto. Addirittura Davide Sole si è messo il giubbino, qua fa caldo, lui si è messo. Ma comunque, andiamo avanti. Antonio, riprendiamo con te in modo tale che poi diamo di nuovo questo stacco con il calcio. Tanti personaggi, tanti. Facciamo sentire sempre agli amici a casa Michel Platini, che da parecchio non sentivamo. No, penso che oggi come oggi è cambiato tutto in Europa. E credo che è cambiato tante cose e le cose importanti rimangono sempre il calcio, che è la cosa più, ovviamente senza calcio non si fa niente. Mister Spalletti, domani e poi big match con l'Arsenal. Partite difficili, noi siamo una squadra strana, giochiamo sempre per vincere, a volte vinciamo, a Bergamo abbiamo perso, Francesco ha avuto un'altra botta in allenamento. Dove? La botta? L'ha presa in testa. Okay. Mister Del Neri, avete letteralmente strapazzato la Roma. Noi siamo strani, vinciate 0 con la Roma, poi perdiamo col Verona a Chievo 4-1. È una squadra, è importante vincere, però noi tentiamo sempre, però molte volte non ci riusciamo. Presidente Cobolli Gigi, Diego, Cassano, tanti nomi, ma poi? Ma sì, i nomi si fanno, i soldi dobbiamo vedere se ce li abbiamo per prenderli. Mister Ranieri. Brutta gatta da pelare questa Juve, vince, perde, una partita sembra che siamo in Champions, un'altra scendiamo in Coppa UEFA, però i ragazzi meritano. Donadoni l'anno prossimo alla panchina del Milan? Ma la panchina del Milan è ambita da tutti, speriamo, il Carletto è un mio amico, se va via lui voglio andare subito io, sicuramente. Presidente Muratti, è fatta? Fatta non direi, perché non c'è una squadra che vinciamo sempre, sappiamo dei campioni, però... Dobbiamo sempre aspettare la fine. Mister Mourinho oggi ha detto chi scherza martedì non gioca, è un modo di dire. No, scherzano sempre. E io penso che le partite sono tutte speciali e i giocatori se non sono speciali con me non giocano. Presidente Zamparini, l'anno prossimo lascia il Palermo? Ma non lascio niente, io prendo tutto quello che ho, me lo tengo, io non lascio, io vendo al miglior offerente, non lascio niente. Mister Sacchi, è finita l'era di Ancelotti? Diciamo che Carletto è un allenatore bravissimo che io ho scelto come mio erede. Lui è un allenatore che rende sempre bene, rende sempre al massimo. E... Fabio Capello. Diciamo che oggi come oggi fare l'allenatore non è facile, è abbastanza difficile. Speriamo di continuare con l'Inghilterra. Valentino Rossi è una grande Inter. Ma sì, diciamo che oggi come oggi l'Inter è imbattibile, come me sulle moto. Cioè io quando prendo la moto è come Ibrahimovic quando mette la palla dentro, è uguale. Fulvio Collovati, questa Inter? Questa Inter diciamo che è una squadra abbastanza quadrata, è imbattibile. A volte non si riesce neanche a pareggiare contro una squadra così forte. Graziano Cesari, ma c'era o non c'era quel fallo di Mani contro il Napoli? Guarda, è nettissimo quel fallo, cioè non vedo, non ho capito come ha fatto l'arbitro a non vedere. Cioè né l'abito né il segnalino. Ci fermiamo qua e poi continuiamo. Io farei la pagina di Giuliano, ma zio Mimmo mi va al fritano. Dopo la facciamo. È quello. Dopo la facciamo.